Io mi occupo di cucina, non sono un grande chef, ma un piccolo cuoco che cucina da sempre con grande passione. E questa passione rende l'arte di cucinare una pratica quotidiana molto piacevole. Cucino tutti i giorni, almeno due volte al giorno, per lavoro ma soprattutto per passione. Ed è proprio la passione di cucinare, di stare insieme cucinando, che mi è stata trasmessa da due genitori che mi hanno incuriosito fin da piccolo ad assaggiare tutto, a mangiare tutto, ma con moderazione. Mangiate tutto, ma senza esagerare con nulla. Quando ero piccolo non crescevo, non che ora sia cresciuto molto, ma ero sotto la curva di crescita, perciò mi dissero che dovevo mangiare uova. Così, quasi ogni mattina, mi veniva somministrato un uovo. E la cosa interessante era che quasi ogni mattina quell'uovo mi veniva somministrato in modo diverso. Quanti modi conoscete per mangiare le uova? Ditemi qualche modo. Ok. Tanti. Bene, questi sono tutti modi di cucinare le uova, però le uova si possono mangiare anche crude, l'importante è che siano fresche e dopo vi spiegherò come si fa a capire che un uovo è fresco. Diciamo che il modo più naturale per mangiare un uovo fresco è quello di praticare due piccoli fori ai poli. I poli sono le punte, che in questo caso sono tondi, però diciamo le due estremità. Da una parte entra aria e dall'altra parte si succhia e piano piano arriva l'albume e poi il tuorlo di colpo, molto buono. Un altro modo è l'uovo all'ostrica e consiste nel rompere l'uovo nel metodo classico, trattenere il tuorlo in un semiguscio e condirlo come si condiscono le ostriche, un po' di sale, un po' di pepe e una spruzzata di limone e poi si mangia come un'ostrica in un colpo unico ed è molto intenso. Dicevo che appunto da piccolo ogni mattina mi veniva, quasi ogni mattina mi veniva presentato un uovo e in modi noti, in altri modi sconosciuti, ma è quello che ricordo con più affetto ed è uno dei miei preferiti, era l'egg codler. L'egg codler è uno strumento inglese, qui ce n'è uno grande per quattro uova e qui ce n'è uno piccolo per un uovo solo, che vi permetterà di cucinare le uova in un modo molto particolare, ma guardiamo il video. Bene, l'egg codler, quindi si tratta di questo vasetto in ceramica con un tappo di metallo. Si svita, si imburra leggermente l'interno per evitare che l'uovo si attacchi. Dopodiché, dipende un po' dalla dimensione dell'uovo e del codler. Perfetto. Si può rompere dentro una, due o tre uova e tutto quello che vorresti trovarci dentro. È un uovo alla coque farcito senza guscio. Perciò incominciamo. In questo caso metterei una, due e anche tre uova e un pezzetto di taleggio che andiamo a prendere, generoso pezzo di taleggio, anzi due pezzi di taleggio e un bel rametto di timo che profuma. A questo punto si chiude ok e si mette a cuocere a bagnomaria. Seconda ricetta con l'egg codler è l'uovo. Dunque, imburriamo sempre leggermente. Ok. Rompiamo dentro un uovo, uno solo in questo caso, e andremo a mettere dei pezzetti di cioccolato fondente e qualche foglia di menta. Anche in questo caso si chiude e si cuoce a bagnomaria. Eccoci, a questo punto verranno aperti. Sale,
pepe anche nel cioccolato, ovviamente, e vedrete. Uovo cioccolato è la base di ogni torta, perciò vi assicuro che... Grazie, ve lo consiglio. Magari a casa qualcuno avrà uno di questi oggetti e non ha mai capito a cosa servisse. Purtroppo no. Purtroppo no, ma si trovano. Abbiamo sentito da Manuele e Carlo Alberto che sono tantissime le uova che mangiamo, soprattutto di uccelli, di volatili, quelle, mangiamo prevalentemente quelle di gallina, però anche quelle di anatra, di oca, di quaglia sono molto buone. Ma ci sono anche delle uova di pesce. Noi mangiamo delle uova... C'è qualcuno mi saprebbe dire delle uova di pesce che generalmente si mangiano? Caviale. Il caviale, esatto. Il caviale sono piccole uova di storione, che è un grossissimo pesce d'acqua dolce, che un tempo popolava anche il Po. E poi c'è la bottarga. La bottarga sono... è questa, sono le sacche delle uova del muggine o del cefalo o anche di tonno, che vengono conservate sotto sale e generalmente hanno un sapore molto intenso, vengono generalmente utilizzate per nobilitare della pasta o delle bruschette, ma si può mangiare anche a fettine, si affetta. Insuperabili sono per esempio gli spaghetti con vongole e bottarga. Se andate in Sardegna dovete assolutamente provarle. Si mette la bottarga su un pezzettino di pane, una spruzzatina di limone, noi l'assaggiamo.